proprio partendo. Sui particolari. No, tanta roba, tanta roba! Tanta roba, Gatti. Complimenti veramente. Questo si leva? Pure da quest'altro Questo è lato. il sistema magnetico da borraccia, Sì, sì. Non c'ha il coso dentro, pensavo. No. Ah, te dici il portaoggetti? No, no. Fantastica. Allora, oggi partenza da San Gemini per il giro di San Gemini che abbiamo già fatto più la Romita, che è un eremo francescano e che non abbiamo mai visto, quindi proviamo, oltretutto proveremo anche una variante in discesa e vediamo com'è. Quindi, dai! Vediamo come sarà questa variante della Romita con la variante in discesa. E giornata, si sono abbassate le temperature, ma giornata fantastica e quindi vedremo. Andando più avanti, ci siamo belle bene coperti, forse troppo. A dopo. Ecco il gruppone, eccolo, eccolo. Ma oggi l'evento top di gamma è la nuova bici del gattino. La mitica Izzo, so un anno che aspettiamo che la compra, finalmente l'ha presa ed eccola qua in tutta la sua bellezza. Inizia la salita micidiale che ci porterà a Cesi. Il job è tutto bello carico. Oggi ragazzi parte nuova, l'eremo francescano della Romita e poi variante in discesa. Guardate dove sto io e dove stanno loro, per farvi capire la pendenza di sto mostro. E lì è San Gemini dove stavamo 3 minuti fa. Arrivati alla strada asfaltata, adesso Cesi ci aspetta. Il grande paesino di Cesi. Eccoci sull'asfaltata che ci porta a Cesi. Paesino veramente fantastico. Arroccato, incastonato nella montagna che poi dopo saliremo proprio su e si vedrà anche da sopra, dal belvedere. Ma è uno spettacolo. Bene. Adesso ve lo farò poi vedere. Prime impressioni È un cancello. sulla ISO. È un cancello, però si fa pedalare, Esatto. un po' leggera davanti. Ma fai vedere la larghezza del manubrio. Esatto. Come la croce di Gesù Cristo, Certo, abituato alla te prima stava così, stava. alla rigidità, insomma, Madonna, guarda che bel passaggio cavi là. Che meraviglia, ragazzi. Sempre tanta roba. sopra Sopra. Guarda adesso dove arriviamo, Gatti. Guarda che c'è qua. Che spettacolo. Grandi ragazzi.
Eccola qua. Sì. C'è anche la rampa, si potrebbe visitare. No, credo sia chiusa. Era aperta, l'hanno a vedere. Guarda come si arrampica, guarda. Le canalette sono simpatiche. Sì. Dove c'è il sole è tanta roba, eh. Questo è il gattino che mi sembra che stia andando veramente come un treno, cazzo, quanta arrampica, cioè per carità lui è sempre forte come al solito, ma mi sembra che sta andando con una pedalata veramente grande. Vedi, attenzione ai cani da guardia, chiamare e aspettare. Ti devono aprire loro e far entrare. Dopo quando uscite, perché li mangiamo fuori? Richiudiamo tutto. Sì, richiudiamo. Qualcosa ho letto, so che era poi un rudere praticamente ormai. Ah, c'erano le foto lì. You help me prepare for the ne valeva la pena, eh? Sì. Comunque è rimesso proprio tutto a nuovo, eh? Ehi. Ma poi le dimensioni, perché mi aspettavo il classico. Questa è la cappella originaria del Gran di San Francesco. E tutto intorno a questo poi è venuto fuori tutto l'eremo della Romita. Sì, adesso quando lui e Gabriele insieme sulla mura, hanno aperto il levatevi che arriva boss. Vai lì. Guarda come rimbalza.
siamo come al solito, mai qua è fissa la cosa. Avevi già testato qui? Aizzo. Ah, ma hai visto bello casato? Eh? Non ho capito. È San Gianni questa? Sì. Sono uno dei borghi più belli che ci stanno in Umbria. Io ho il camper, io spesso c'è un'area camper meravigliosa. Sì, il manubrio sì, che sono strette. Guarda come lavora! Guarda come lavora!